Faccio fatica a descriverlo perché io non ho giorno quando mi sveglio che il primo pensiero non vada a Giulia. Raccontare quel dolore lacerante, potente, penetrante per trasformarlo in una spinta propulsiva di aiuto verso gli altri. Gino Cecchettin arriva quasi in punta di piedi nella sala medicea di Palazzo Casali a Cortona, gremita in ogni suo angolo, per partecipare all'evento dell'associazione culturale Dardano Camminiamo Insieme, nata per dar voce al tema della violenza sulle donne. Noi abbiamo un dono e il dono è la nostra vita e va vissuta. Io ho altri due figli e loro sono la mia guida. E so che ho perso una figlia e non voglio perderne altri due, per cui la forza me la danno gli altri due ragazzi. Era l'11 novembre del 2023 quando fu uccisa a 22 anni a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Una ragazza che con la sua storia è diventata un simbolo, suo malgrado, suscitando una reazione collettiva, fatta non solo di dolore, ma anche di volontà di costruire una società il più possibile libera dalla violenza di genere. Sì, è un po' quello che mi ha ispirato a fare Giulia. E io mi porto a casa sempre un po' di ricordi di Giulia, ricordandola, e porto un po' di quella che è la testimonianza della sua vita, 22 anni, vissuti con gioia e di speranza. È proprio ai giovani che Cecchettin si rivolge con forza. Io loro dico sempre: non perdete mai il timone che vi guida verso la felicità, cercate di guardarvi dentro, cercare di capire quelli che sono i vostri sogni, sempre ispirato da Giulia, che aveva il sogno di diventare una grande illustratrice, guardare dentro di sé, capire quelli che sono veramente i suoi sogni e cercare di realizzarli. Da questa spinta è nato un libro, Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia, e una fondazione intitolata a lei. Aiutare i ragazzi, aiutare a combattere questo problema della violenza, la violenza sulle donne soprattutto, e cercare di portare la parità in una società dove comunque la parità non c'è. Prima missione sarà quella di fare formazione nelle scuole, lo faremo tramite un team di professionisti che inizieranno a fare delle lezioni nelle scuole per educare all'affettività, ma soprattutto cercare di capire quando si vive in una situazione di violenza e come capire quando si è in una situazione di violenza e come difendersi da questa.